Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar, il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Banchetto Selvaggio, oggi invece la natura chiama. Vediamo chi è che chiamerà la natura. La notte. Ehi Melman, hai notato che ultimamente Alex non ha un bell'aspetto? Oddio! Lo sapevo che era solo questione di tempo prima che uno di noi prendesse qualche malattia locale e la trasmettesse agli altri. I nostri corpi non sono strutturati per vivere in questo ambiente. Lo capisci, Gloria? I nostri corpi non sono strutturati per vivere qui. Ma sto zoom così tragico. Devi concederti un po' di riposo. Non credo affatto che Alex sia malato. Secondo me è solo molto, molto affamato. Hai visto che al banchetto non ha toccato nulla? Tutta frutta. Quello. Beh sì, l'ho notato. Ma ha fatto così solo perché non ha trovato un albero di bistecche. Quando ne avremo scoperto uno, banchetterà come una pecora malata di enterotossemia. Ma spero che dopo non muoia. È tutto molto bello, ma non esistono alberi di bistecche. Tan tan tan. Oh no, ora sono di nuovo preoccupato. E così rischio di prendere la mielite protozoica equina. MPE per gli amici. Melman, tu non prenderai nessuna mielite protocosa. Dobbiamo solo trovare un modo per procurare delle bistecche ad Alex. Laggiù vedo Maurice. Perché non vai a chiedergli se può aiutarci? Perché non chiedi se può morire per diventare una bistecca? Melman, grazie al cielo sei qui. Ehi, in questa giungla ci sono degli alberi di bistecche? Bistecche? Mi spiace, amico mio, ma non ne ho mai sentito parlare. Se queste bistecche di cui parli esistessero davvero, crescerebbero su questo grande baobab, che purtroppo è infestato dai vermi. Se ci aiutassi a salvarlo dai vermi, noi potremmo riuscire a trovare quelle cose. Le bistecche, insomma. Per fortuna non sono abbastanza alto da vedere a vermi! Perché non mi hai avvertito? Quelli sono bruci! Orribili! Ci sto provando, Melman. Puoi salvare l'albero dai vermi e dalle loro tane raggiungendo in volo le piattaforme di funghi che crescono intorno. I nostri amici pipistrelli hanno procurato delle noci di cocco da lanciare. Noci di cocco? Ma ho sentito che i vermi e le loro tane sono velenosi. Il mio corpo non sopporta le tossine. Allora fai in modo di non toccarli. Pure. Allora, fermi un attimo. Fammi vedere se magari qui vicino c'è qualcosa di nascosto di già. Che è stato? Ah, i ragni! Dio mio, di... Dicevo, che cazzo è? Che è sta roba? Comunque mi sa che qua non sto andando indietro, sto facendo semplicemente un giro. Sì, infatti, Gloria è semplicemente scomparsa. Allora, c'è qualcosa che si nasconde da queste parti, anche fossero monete. A prescindere, tanto le prendiamo, quindi... Allora, non si nasconde nulla. Va bene, Maurice, io salgo. Raggiungi in volo quella piattaforma. Ok. Corro. E usiamole. Ah, proprio così semplice? Nessuno mi aveva detto che le noci di cocco fossero sporche. Le noci di cocco sono infinite, vero? Posso continuare ad usarle? Sembrerebbe di sì, quindi... Vai Mel, Dio mio, la mira. È così ipersensibile il controller che veramente... Guarda, guarda. Lo sposto di tanto così e si sposta di mille volte più in là. Guarda, è impossibile mirare bene. 2 e 3, via. Perfetto. E le noci di cocco sono state usate. Tactical nuke incoming. Scusatemi, mi era venuta in mente una... Grazie dei soldi che stanno arrivando. Grazie delle donazioni. Allora, lì mi sa che si può arrivare, ma non adesso. Non ci si arriva lì ora. Oh no, altri vermoni. Colpisci, Melman. Allora, perché primo... non posso lanciare qualcosa di pulito? Delle saponette antibatteriche. Perché siamo in Madagascar, come dice il titolo del film. Allora, e le tane dei vermi bruchi se ne sono andati. Ma è uno che fa così con la lingua. È uno che fa le scorregge con la lingua, ma dai. Ma che tristezza. No, beh, probabilmente no, sono io che associo questo rumore, però è uguale. Ah, ma c'è un turbine di vento qui.
Allora, cosa succede se ci vado sopra? Probabilmente volo più in alto, sì. Ma dove? Nel concreto? Ah, iniziamo a prendere i soldi, grazie. Eccole qua, perfetto. Mi conviene stare attento agli avvoltoi. Forse gli posso lanciare qualche noce di cocco. Pure gli avvoltoi. La madonna. Quello c'è crepato, ma proprio brutto. Dio mio, la mira. Aspetta. Ecco fatto. Ma gli avvoltoi, che cacchio voglio da me? Oh, e Dio santo. Ma ne è appena riapparso uno? Ma dai, ma riappaiono? Ok. Io stavo cercando di distruggerli nel mentre che quel cacchio di avvoltoio continuava a venirmi a rompere le balle. Allora, qua c'è un turbine d'aria. Che mi porta dove però? Cioè, non è che mi porta più su, eh. Mi porta qua. Ok, quindi scusami un attimo. Ah, ho capito. Mi aiuta ad arrivare qui per poi... E niente, sono caduto lo stesso. Per poi risalire, stavo dicendo. Allora muoiono anche con un colpo questi, ma dai. E rieccoci arrivati. Ok, proseguendo. Ah, ok, Dio mio, pensavo fossero nemici, invece no, erano monete. Guarda, è uno che scorreggia, santo cielo. Oh, cazzoni. Anche se vorrei lamentarmi, trovo dove? Che lanciare noci di cocco abbia dei lati piacevoli. Ecco fatto, allora. Dobbiamo fare in fretta, devo andare a una festa. Devo distruggere le noci di cocco, questi vermoni, oppure io sbrocco. Hai salvato l'albero! E vai! Madonna, che in che stato è sto albero? È orribile. Aspetta. Ok, se n'è andato il corvo, il rapace, insomma. Allora, distruggiamo sti vermoni così Melman non si lamenta che li deve toccare. Ecco, fatto l'ultimo, perfetto, bravo Melman. Tu e la tua mossa elicottero. C'è qualche moneta che ho per caso perso in questa zona? Speriamo di no. Se salissi più in alto, il rischio di edema polmonare aumenterebbe vertiginosamente. Credo anche io, però non ti preoccupare, è tutta aria naturale questa. Allora, vediamo, non penso ci sia nulla che io abbia mancato, quindi... Perfetto, andiamo avanti. Vai, prosegui nella prossima zona. Buone notizie, Melman! Abbiamo trovato la colonia base dei vermi del Baobab! What? Ehi, stiamo saltando! Buone notizie? Beh, le buone notizie sono che l'abbiamo trovata. Le cattive che i vermi si riproducono a ritmo frenetico. Dobbiamo fermarli subito. Ma è terribile. Sembra che laggiù ci sia un esercito di quelle piccole creature disgustose. Beh, è così. Esatto. E qui che entri in gioco tu. Stavolta, invece delle noci di cocco, dovrei lanciare i durian come bombe sui vermi e sulle loro tane. Contiamo su di te, Melman. Presto, in azione. Ma allora, che voce del cazzo gli hanno fatto, uno? Ok, madonna, Pearl Harbor. Ok, due tacche ed arriviamo lì. Ottima mira, collo lungo. Ora trova il prossimo mucchio di durian e colpisci la prossima colonia. E quando è che scendo invece là sotto io per prendere le monete? Giusto per sapere, Mortino, no? Se tipo mi buttassi... No, penso che scenderemo dopo. Meglio evitare i contatti con i vermoni brutti. Allora, eccomi arrivato ai durian. Qua mi sa almeno tre tacche. Qua è tutto tre tacche per poterlo colpire. Fuori due, anche un po' di più. Due. In realtà ci sono ancora un po' di vermi lì, colpisci ancora. Ma Mortino, quanto è cattivo in questo gioco. Uno dei possibili effetti collaterali di simili altezze. Ehi, vai.
Ok, non... Prima di accettare non il riuscivo. Carico, forse avrei dovuto menzionare la mia acrofobia. A cosa non sei acrofobico tu? Schifofobico sei, santo cielo. Qualsiasi cosa ti fa schifo. Sta musica molto alla Crash Bandicoot è carina. Comunque guarda, là ci sono ancora dei vermoni. Ma scusami, se io provo a colpire loro... Madonna, 4 tacche e la lancia in culo al mondo. Ok, proviamo con 2. Giusto, ma giusto è curiosità la mia. 2 e mezzo. Un po' di più. Fra poco prima del 3 e molto più del 2. Ecco fatto, ho ucciso i nemici, che era quello che volevo scoprire. E no, non mi danno le monete. Qua secondo me è un 2 e mezzo. Sì, un po' di meno. Ho fatto poco più del 2 e mezzo. Poco più. Poco più ancora. 2 e tre quarti, direi. Un po' di meno. Poco poco. Poco di più. Oh no, ce l'abbiamo fatta dai, sì, stavolta. Che precisione. Ora raggiungi la prossima piattaforma e continua. Va bene, vado a raggiungere la seconda piattaforma. Il rischio di edema polmonare aumenterebbe vertiginosamente. Sì, però sali, Melman. Bravo. Eccoci qua. Che è successo? Ah, sono ritornato. Oddio. Vediamo, non penso ci arrivi da qua in fondo, eh. Ma in realtà guarda che volendo provarci, volendo crederci, ci si arriva. Ci si arriva, ma proprio tranquillo. Bomba in arrivo. Ok, poco meno del 4, dai. Ancora poco meno. Poco meno. Qua. Dai. Ancora tanto così di meno. Dai, ce la puoi fare. No, ho fatto di più. No, forse... Sì, ho fatto di più. E il problema è che non puoi tornare in giù se poi vai troppo oltre. Troppo poco. E è di una... precisione millimetrica sta stronzata. Ancora poco di più, dai Melman, ce la puoi fare. Dai. Secondo me è scriptato per non fartici arrivare a sto punto. Guarda, sempre di poco così lo manchiamo, ma secondo me con la giusta pazienza. Eccolo lì. È perfetto. Quasi fatta. Ora devi scendere a terra e fare pulizia degli ultimi vermi prima che possano fuggire. Andiamo a fare sterminio. È arrivato lo sterminatore. Se vuoi. Melman, ce l'hai fatta! Sei il nostro eroe! Un lavoro di alta classe! Hai proprio allungato il passo! Ehi! Stento a crederci! Da quando sei così in gamba? Hai salvato tutti! Ti senti pronto per un altro piccolo incarico? Ehi, ora tocca a me! Cosa devo fare? Ti ricordi di quella talpa scatenata prima del banchetto? È tornata con delle amiche e si è insediata sotto il nostro giardino! Pure. Lo stanno distruggendo! Ma pezzi di merda! E comunque non mi hanno fatto prendere le ultime monete! Bastardi. E là, è tutta sta sfocatura? Prima era tutto tranquillo, si vedeva. Adesso anche la nebbia è scesa. Eccoti qua, ciao, panciottino. Allora, mi sono fatto dei calli così per questo giardino di peperoni. E ora le talpe rovinano tutto, ok? Puoi aiutarmi? D'accordo, cosa devo fare? Allora, le talpe hanno 3 colori. Quelle nere sono tranquille. Quelle grigie sono scatenate. Quelle marroni sono una via di mezzo, ok? Ok. Fai vedere a quelle peste che non scherzi. Io ti darò un punto per quelle nere, 2 per le marroni e 3 per le grigie. L'avevo capito. Se otterrai abbastanza punti, i miei guai saranno finiti, ok? Non ha senso la cosa, però va bene. Avete scelto il giardino sbagliato per fare quello che fate. Non vedo.
Devo fare 30 punti. E non vedo. Mangia la mia polvere. Non vedo perché la gara non gira. Merda. Ti dispiace girare? Perfetto. Di qua. No, avete scelto il giardino sbagliato. Oh, per fare santo cielo. Fare. Ho già capito che la dovrò rifare questa. Per via della telecamera. Se fossi voi, me ne sarei al sicuro sottoterra. No, dai, che forse. No! Credo che le pellicce. Puttana. Ti prego. Ora si fa sul serio. Che culo! Che culo che ho avuto! Ce l'hai fatta, ma forse puoi fare ancora di meglio, ok? Ma vaffanculo! Ma chi cazzo ci vuole fare di meglio, va? Ho fatto 31, record 60, ma non ci penso neanche, guarda. Vaffanculo tu e i tuoi record. Sta telecamera del cazzo. Allora, Melman, andiamo. Che è successo? Hai visto il tuo amico Alex ultimamente? Alex? Ah, sì, è laggiù. Volevo dire se avevi visto le sue condizioni. Mi preoccupano assai. Assai? Voi tre mi sembrate deliziosi. Posso invitarvi per cena? Ma dai, no, povero mortino. Vado a cercare Marty. Melman, se vogliamo raggiungere gli altri, dobbiamo superare la valle e raggiungere la caverna dall'altra parte. Ma Alex, perché sei sempre cicciottino e c'è lo skybox? Guarda lì. Guardi in mortino. Lo pensi anche tu, vero? La tua capacità di elicotterista potrebbe tornarci utile. Cosa ne sai se di cos'è un elicottero? Da una piattaforma all'altra potremmo sfuggire al tuo amico. Mi sembra fattibile. Ma tu cosa ne sai cos'è un elicottero? L'importante è mantenere quota senza toccare terra. Altrimenti, beh, diciamo che non ti conviene che ciò avvenga. Va bene. Mamma mia, le grandi. Ma in bocca ce l'ho? Ah no, ce l'ho in testa, ok. Pensavo solo fosse mangiato. Ok, non mi devo neanche preoccupare delle monete. Va bene, questo è già un plus. Merda. Due. Ok. E niente, pensavo finalmente facesse tre. Inizia il gioco. Aia. Ma poverino. E io pensavo facesse tre salti, non due. Mortino. Ok, salta. Uno, due. Dov'è il prossimo? Là. Non avrei mai creduto che Alex sarebbe stata la prima vittima di una psicosi. Uno. Coraggio, Mortino, voglio solo giocare. Ok, Dio mio. Ne ha fatti tre senza che io me ne accorgessi. Porca troia. Mi sono fatto prendere dal panico che pensavo mi inseguisse io. Ok, credo che l'unica sia da lì buttarci subito sulla prossima piattaforma. Non penso di doverlo menare. Vorrei discutere una cosettina con te. Ecco fatto. Non penso di arrivare di là, quindi. Dai, dai. Dov'è? Dov'è il vortice d'aria? Prendiamo i soldi che. Per i soldi mi son fatto prendere, cacchio. Ok, vorrei di nuovo qui. Stavolta i soldi li abbiamo presi, quindi non mi devo preoccupare. E prendi il volo e vai. Dai. Bravo, ancora più su, perfetto. E ora dove dobbiamo andare? Credo che la prossima piattaforma sia quella. Ci arrivo? Dio mio, ho anche lasciato pensando che ci fosse arrivato. Ok. Se fossi andato dritto probabilmente sarebbe apparso Alex, sicuro. Eccomi qua, al sicuro. Fiu, se non fossimo riusciti a rimanere in aria, per me sarebbe stata la fine. Poverino. Sì, ora mi preoccupo per Marty e Gloria, che sono laggiù. Ora mi preoccupo meno. Sembra che il tuo amico Alex abbia finalmente capito la sua natura predatrice. Oh no. Di cosa stai parlando?
Voglio dire che Alex è un leone e i leoni mangiano gli altri animali. È così che si procurano le bistecche. Tan tan tan. Continuo a non capire. Melman, dai un'occhiata qui. Alex mi ha appena morso! Ora capisci? Mi ha morso il culo! Sì, mi sembra un gran brutto morso. Scappiamo, se non vogliamo diventare bistecche! Con che enfasi, tra l'altro! Scappiamo, oppure diventeremo bistecche! Oh no! Nuovo livello sbloccato! Il ritorno in spiaggia! Che vabbè, l'ho sempre detto che il gioco è diverso dal film originale, però sta parte qua dove fanno la Statua della Libertà è a inizio film. Anche se oggi abbiamo raccolto sinceramente poche monete, direi di non perderci d'animo e comprare comunque qualcosa al mercato. Mi fa piacere che sia una bella giornata. Io intanto mi compro tutto il comprabile. Mi sono rimaste 11 monete e non penso di poter comprare niente, anche perché il multigiocatore non me ne frega niente e i vestiti costano da 20 in su. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola dal lunedì al venerdì alle 21. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.